E ora non vi perdete il dietro le quinte di Matè dei Quetampicci. Matè dei Quetampicci. Ci vediamo venerdì prossimo. Ciao. Buon proseguimento di serata con i programmi di TRG. No, tanto... La creccia col prosciutto. Signor Celestino, allora, lei è ormai un veterano. No, veterano no, no. Sei veterinario. No, veterinario, no veterinario. Senta, l'impatto del pubblico è sempre migliore o l'emozione è sempre la stessa? L'emozione è sempre la stessa, come la prima volta. Anche perché la sua parte è una parte molto impegnativa, ma anche di un playboy. Grazie, grazie. Lo è anche nella vita? Beh, adesso è parolone. Nella vita... Sì, via, diciamo che me la cavo, va. Grazie. Tu parli in dialetto perugino, se non sbaglio. Male, purtroppo. Ma? Chiedo veni ai perugini. È una scelta oppure lei recita meglio in perugino? No, no, me l'hanno imposto veramente. Ah. Va bene. E lei però è una... un amore non ricambiato, se non sbaglio. Purtroppo sì, sempre. Nella vita vera come mai? Peggio, peggio. Va bene, grazie. Se non sbaglio era la prima volta che recita? La seconda. La seconda, no, ma... Quasi. Ascolti, io la sua entrata in scena è preceduta da grande suspense. È tutto voluto? Tutto voluto. È tutto voluto. E le sue poche battute sono però pregnanti, piene di forza vibrante, se non sbaglio. Diciamo di sì. E quell'intreccio finale... che lei svela è un po' la chiave di volta dell'opera. Sì. Va bene, la lasciamo alla sua scena. Dopo aver vinto un campionato di terza categoria, si è data al teatro. Sì, te devi solo ringraziare, padre eterno, che ti allenavo io, se no ti facevo vedere come ti correvo. No, ma va bene, questo ne riparleremo. No, comunque veramente stai giocando alla grande, complimenti. Va bene, grazie, dopo do la banconota sotto va. Allora, è più facile guidare una squadra di calcio o un gruppo di attori? È la stessa cosa. Lei tra l'altro ha Claudio Martelli che l'ha anche allenato. Sì, sì, io devo avere sempre nella squadra perché Claudio è un ragazzo straordinario, perché come si dice in gergo calcistico, tiene il gruppo, hai capito qual è? Sì. Allora anche nel teatro ci vuole il personaggio. E come Montero per Lippi che se lo porta sempre dietro. Speriamo di no, noi altri juventini speriamo che resta la Juventus. Ah, ma è vero che come Montero è un po' indisciplinato il signor no, Martelli? No, devo dire che per quanto riguarda il teatro è un ragazzo molto preciso, è un ragazzo che è puntuale, preciso, è bravo, deve migliorare un po' la recitazione, ma per il resto è bravo. Senta, un'ultima domanda, ma... Scusa che fu. No, ma no, è tanto... la pausa della... l'entracte, come dicono i francesi, dal tempo e l'altro. Senta, ma lei ormai è un veterano, ma... Grazie, dai anche te, è ora prima che mi dicono che sono vecchio. Ascolti. Dica. Ma è vero che qualche volta in scena avvengono delle battute che nelle prove non sono state fatte? Cioè io ieri mi è sembrato che lei rideva quando cadde la parrucca a Claudio Martelli. No, no, noi altri siamo professionisti, noi altri... improvvisiamo, ma non è vero, abbiamo già provato tutto, non è che... La vostra non è una commedia dell'arte, ma una commedia goldoniana. Bravo. Va bene. Senti, voglio fare un saluto a tutti i telespettatori di Videogol, è una trasmissione che anche io personalmente seguo, tu capisci anche perché chiaramente, no? Sì, certo. Anzi, voglio fare un in bocca al lupo e un bravo a chi vince il torneo che poi fate, no? Certo. Grazie e complimenti anche a te per la tua trasmissione. Grazie. A te, Elenia. Sì. Ciao. Ma che ti è venuto a me? Apri qua quel che gli è venuto, non lo so. State studiando la parte? Sì, una ripassatina per rinfrescarsi la memoria. Ma scrivi io, Benissimo. Rinfrescarsi un po' la mente. Lo disinfetta? Fra quanto entra in scena lei? Fra circa 5 minuti. Allora andremo di là ad attenderlo. Grazie. Ma ha notato che ieri quando è appena entrato non ha detto niente, è già stato applaudito? Beh, ma la gente a me vuole bene. È ormai famoso? No, famoso è ancora un po' grande, anche perché il costume porta all'applauso. Va bene, grazie. Quanto entra lei in scena? Pochissimo. Oh, qual è il suo ruolo? Io? Ascolto la musica. Ascolta e basta.